Amici sportivi, buonasera, è tempo di fantacalcio, naturalmente si intrecciano le più varie notizie per quanto concerne i nostri maggiori campioni. Ci sarebbe stato un incontro tra il presidente dell'Inter Pellegrini e l'amministratore delegato del Milan Galliani per Papin. Papin dovrebbe passare all'Inter, a me sembra troppo grossa francamente, perché difficilmente un giocatore passa da una squadra all'altra, specialmente quando si tratta di un grande campione. Intanto il sindacato calciatori ha fatto presente ai propri iscritti, ai giocatori, cioè che bisogna un po' stringere la cinghia. Si spende troppo e questo segue all'appello del presidente della Federcalcio Matarrese, che vuol ridimensionare i costi del nostro calcio. A proposito di società, a proposito di organizzazione del calcio, il Torino ha cambiato padrone. Vediamo questo servizio. L'incontro fra Borsano, rimasto in carica per 4 anni, e Goveani, in questa fotografia, avviene nello studio del commercialista Angelo Moriondo, consulente del primo e amico del secondo. Il pagamento di circa 13 miliardi di lire avverrà nell'arco di una ventina di mesi e porterà all'acquisizione del 76% delle azioni societarie. Il consiglio d'amministrazione riceverà le dimissioni di Borsano e coopterà Goveani. Lo statuto stesso delle società per azioni non prevede che un notaio possa diventare presidente, ma nelle ultime ore la situazione pare cambiata. L'ordine professionale, alla luce dello status delle squadre di calcio prive di fini di lucro, concederà a Goveani il permesso di ricoprire la massima carica, con la firma di un amministratore davanti alla legge. Fra i primi progetti del nuovo Torino si parla di una ristrutturazione del vecchio campo Filadelfia, quello sul quale vedete allenarsi la squadra di Mondonico. Si tratterebbe di portarlo a 25.000 posti a disposizione anche per partite di campionato. Concludo ricordando che in sede di mercato il regista delle prossime operazioni dovrebbe rimanere Luciano Moggi e che molto ruota attorno alla possibilità di vendere per una quindicina di miliardi alla Lazio il portiere Marchegiani. Domenica prossima tornerà Walter Zenger nella porta dell'Inter, a meno di novità dell'ultima ora. Quindi andrà così in panchina nuovamente Beniamino Abate. Molti mi hanno chiesto chi è questo Abate, da dove viene. Vediamo questo servizio. È un portiere di una reattività incredibile, credo che sia la sua dote migliore. La parte più difficile è il mantenimento di una condizione per diverse gare. Ecco, questo è lì che si vede poi la differenza da uno di classe che gioca 30-40 partite e uno che ne gioca di meno, ma Abate è pronto a tutto. Così sentenzia Luciano Castellini, attuale preparatore dei portieri nerazzurri. Ed il vice Zenga che fa? Legge con attenzione, l'occhio scorre sulle pagelle. Lina è incuriosita, è la rivincita delle First Lady di riserva. Sapevo che davanti a me avevo più forti portieri al mondo, però essendo un tifoso dell'Inter fin da ragazzino ho accettato subito con grande entusiasmo. E poi ho trovato Castellini, un valido allenatore che già conoscevo dai tempi di Napoli, e mi sono sempre allenato con serietà. Ancona Lazio, 2 sconfitte, la coscienza a posto. Il Sesamoide, l'ossicino malandato di Zenga, lo ha rilanciato contro Parma, Torino e nel recente derby di Coppa Italia. 3 partite, un solo gol subito e per giunta al suo autorete. Consensi, applausi, la professionalità alla lunga paga. Devo ringraziare anche mister Bagnoli che già dal ritiro di Cavalese ha avuto subito fiducia in me e mi ha impiegato parecchie amichevole, anche buone amichevole, a differenza degli altri allenatori che reputano sempre il secondo portiere come uno messo lì in attesa che l'altro si faccia male, e così non gioca mai nemmeno le amiche. Invece Bagnoli mi ha sempre fatto giocare, e questo è indice di fiducia, e mi ha tenuto sempre in condizione. 2 anni di Inter, nel suo passato 5 stagioni ad Udine, dove sono nati i piccoli Ignazio e Matteo. Nessuna velleità anti Zenga, nonostante i blitz stagionali si chiamino Orsi, Spagnuolo, Ballotta, Rossi, Mannini. Il 30enne di San Martino Valle Caudina, provincia di Avellino, è pronto a giurargli fedeltà per altre 2 stagioni. Con Balti è sempre stato un rapporto leale, sincero. Cercherò di rimanere più lungo possibile qui con l'Inter, soprattutto per non danneggiare la famiglia. Ecco, nessuno dei tuoi figli ti ha detto: papà, sei più forte di Zenga? No, cioè il primo di 6 anni, Ignazio, che gli piace molto il calcio, infatti segue anche le partite a San Siro. E lui mi dice: ma sembra detto che sono più scarso di Zenga.
adesso parliamo di campionato. Ecco, alcune riflessioni sulle ultime giornate, su quello che sta succedendo, arbitri, Zeman, eccetera. Povero Zeman, lo vogliono tutti perché sa organizzare nozze imperiali coi fichi secchi. Dopo aver creato la squadra miracolo dell'anno scorso e lanciato i Baiano, i signori, i Rambaudi, gliel'hanno disfatta e lui è andato a trovare in giro gli Sciacca, i Caini, i Di Bari e ha fatto tremare le grandi, compreso il Milan. Povero Zeman, lo vogliono tutti e prima o poi finirà per accettare qualche proposta. E allora imparerà che una cosa è far bene a Foggia partendo all'arrembaggio con giovanotti ubbidienti e desiderosi di sfondare, di imparare, di dedicarsi all'idea calcistica di un allenatore bravissimo, e ben altra cosa governare un gruppo di assi saccenti che quando hanno un tecnico rompiscatole lo possono far cadere dalla panchina in poche settimane. Povero Zeman, a Foggia il suo silenzio stampa è persino diventato folcloristico, ma in una grande società dovrà fare pubbliche relazioni, difendersi, attaccare. Allenare bene una squadra su una piazza metropolitana è importante, sì, ma è altrettanto decisivo saper spargere cortine fumogene, fingere, essere diplomatici. Povero Zeman, se accetterà di andare in un grosso club, dovrà fare i conti con presidenti in piccioni, con teorici dell'acqua calda, con le telenovele. Diventerà straricco, sì, ma lo rivolteranno come un pedalino e magari gli cambieranno il nome, Namez o Menaz, e rischierà di non essere più lui. E mentre fra i portieri c'è chi fa miracoli come il cagliaritano Ielpo, chi si conferma mago dei rigori come il milanista Rossi e lo juventino Peruzzi, chi si fa espellere come il sampdoriano Pagliuca, sostituito da Mannini che ha beccato il secondo gol della Lazio, c'è pure chi, come Abate, sostituto di Zenga, becca dei gol così. Gli arbitri, che come sanno ormai tutti prendono finalmente adeguate prebende, continuano a non vedere interventi pallavolistici come quelli di Torino ed Ancona ed in compenso fischiano rigori un po' dubbi come quelli di Casiraghi e Berti a Torino e Milano. Ma sanno essere pure simpatici quando distribuiscono caramelle e chewing gum e quindi li perdoniamo. Una domenica molto intensa, la prossima. C'è Atalanta-Juventus, c'è la partita tra Cagliari-Inter, Fiorentina-Lazio, Napoli-Foggia, tutte partite che sono importanti per il secondo, il terzo posto, ma anche per la salvezza nel caso del Napoli. Vediamo insieme il programma, gli arbitri e le ultime novità. 19ª giornata, Atalanta-Juventus, arbitro Mughetti di Cesena, Bergamaschi senza Rambaudi che è squalificato, il probabile sostituto è Rodriguez. La squalifica di Keller costringerà Trapattoni a schierare De Marchi nella difesa della Juventus. Cagliari-Inter, arbitro sguizzato di Verona, nel Cagliari squalificato Herrera, infortunato Matteoli, fuori rosa Gaudenzi. Probabile il rientro di Zenga, come ho detto, e di Bergomi fra i nerazzurri. Fiorentina-Lazio, arbitro Cesari di Genoa, Viola senza Pioli che è squalificato, incerti anche Baiano e Luppi. Nella Lazio, Cravero fermo per 10 giorni, Signori invece ci sarà. Milan-Pescara, arbitro Quartuccio di Torre Annunziata, gli stranieri del Milan stavolta saranno Papin, Rijkaard e Boban, Eranio e Infortunato, squalificato Costa Curta, al suo posto Nava, Adriatici senza Nobile squalificato e Dunga infortunato. Napoli-Foggia, arbitro Bettin di Padova, non ci sarà Carbone nel Napoli che è squalificato, infortunato Bresciani, nel Foggia rientrerà De Vincenzo, incerto Bianchini. Roma-Genoa, arbitro Pezzella di Frattamaggiore, Boscov recupera Mihailovic e Giannini, Rizzitelli invece ancora fuori. Per quanto concerne il Genoa, squalificato Bortolazzi, in campo l'olandese Van Schip. Sampdoria-Ancona, arbitro Chiesa di Milano, Nuciari al posto dello squalificato Pagliuca nella porta della Sampdoria, Mannini starà fermo per 1 mese e mezzo, ancora in alto mare la squadra dell'Ancona. Torino-Brescia, arbitro Cinci Ripini di Ascoli, infermeria piuttosto affollata nel Torino, squalificati i bresciani Landucci e Agi, sostituiti da Cusin e Matteuti. Udinese-Parma, arbitro Nicchi di Arezzo, Bigon privo di Mattei squalificato e di Pellegrini che è infortunato. Sarà Matrecano nel Parma a sostituire lo squalificato Apolloni. E la classifica della Serie A, Milan 32, Inter 24, Lazio, Juventus e Atalanta 21, Torino e Sampdoria 19, Parma e Cagliari 18, Fiorentina e Foggia 17, Roma, Brescia, Genoa 16,
Udinese e Napoli 15, Ancona 10, Pescara 9 punti. E siamo agli appuntamenti, vi ricordo, oggi calcio, domenica del campionato.